E questo è Babino. Peppa Pig. Viva la frutta! Oggi al supermercato c'è la fiera della frutta. Guardate, c'è il signor Patato. E la signora Carota. Il piccolo Mirtillo e il cavoletto di Bruxelles. Mele, arance, banana, uva e pere a volontà. Mangiate la frutta ogni giorno, che tanto bene vi fa. Benvenuti alla fiera della frutta. Prego, entrate, la magia della frutta non finisce mai. Bello, guardate quanta frutta. Ciao Peppa. Ciao ciao. Ognuno di noi ha scelto il suo frutto preferito. Il tuo frutto preferito qual è? A me piacciono le mele. Io invece preferisco le arance. E io preferisco le banane. E a me piacciono le carote. Ma le carote non sono un frutto. Oh no. Le carote sono una verdura. Sappiamo già che Edmond è un sapientino. E il tuo frutto preferito qual è, George? Ti piacciono le banane? O forse le arance? George va matto per le fragole, non è vero? Fragole! George preferisce le fragole. Frullati! A qualcuno andrebbe un frullato di frutta? Buongiorno, signorina Coniglio. Che cos'è un frullato di frutta? È una bevanda fatta con la frutta. Ti va di provarne uno? Sì, magari. Io vorrei un frullato fatto con le mele. Certamente, però in genere ci si mette più di una varietà di frutta. Sì, va bene. Allora voglio mele, lamponi, banane e altre mele ancora. Un frullato di mele, lamponi, banane e altre mele ancora. Ecco a te, Peppa. Proprio squisito. Vorrei un frullato anch'io, per favore. E anch'io. Anche io. E anch'io. Uno alla volta. Che frutti vuoi che metta nel tuo frullato, Pedro? Io non lo so. Sei libero di scegliere ciò che vuoi. E va bene, io lo voglio di formaggio. Ma Pedro, il formaggio non è mica un frutto. I frullati si fanno con la frutta o con la verdura. E va bene, allora lamponi e mirtilli e more e anche uva spina. Te lo preparo subito. Un po' di lamponi, un po' di mirtilli, un po' di more e un po' di uva spina. Un bel frullato per tutti. È squisito! E tu cosa vorresti nel frullato, piccolo George? Le fragole! Ma George, non si può fare un frullato mettendoci soltanto le fragole! Che ne diresti di aggiungere anche dell'ananas, George? No! Forse George vuole provare il frullato dei dinosauri. Ha detto frullato dei dinosauri? Certamente! È un frullato fatto apposta per i dinosauri! Dinosauro! Vediamo un po'. Un po' di questa, una di queste, un po' di questi e un po' di questo. Ecco il tuo frullato dei dinosauri, fatto apposta per i dinosauri e per i loro piccoli amici. Dinosauro! Anch'io vorrei assaggiare il frullato dei dinosauri, posso, signorina Coniglio? E anch'io! 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 Ma certo, un frullato dei dinosauri per tutti! Oh, capperi! C'è qualche problema, signorina Coniglio? Non ricordo più quali ingredienti avevo messo nel frullato dei dinosauri. Oh! Posso dirle io cosa ci aveva messo? Davvero? E come farai? A me basta annusarlo. Freddy Volpe ha un olfatto molto sviluppato. Sono sicuro che c'era una banana. Bene, una banana. Tre, anzi, quattro fragole. Cinque ciliegie. Fragole, ciliegie. Una pesca, mezzo ananas, una fetta di anguria. E un altro ingrediente. Ma che cos'è? È una carota? Brava! È una carota! Yeah! Frullato dei dinosauri per tutti quanti! Allora, vi siete divertiti qui alla fiera della frutta? E come? La frutta ci piace molto! Sì, e anche le carote! A tutti piace la frutta! E anche le carote! Mela, arance, banana! Uva e pere a volontà. Mangiate la frutta ogni giorno, che tanto bene vi fa. Io sono Peppa Pig. E
Papà Pig lavora nel suo studio. Che cosa fai di bello, papino? Lavoro, sto progettando una nuova casa. Però è piccina piccina. È una casetta per le fate e per gli elfi? Oh no, questo è un modellino. La casa vera sarà molto, molto più grande. Ah! E questo disegno ti mostra come verrà una volta finita. Ti sei dimenticato una cosa importantissima. Ecco fatto. Peppa ha disegnato un'altalena davanti alla casa. Sì, perfetto. Vi va di visitare la nuova casa? Sì, grazie, papino. Papà Pig porta Peppa e George a visitare la casa in costruzione. Eccoci arrivati. Ma papà, io non vedo niente qui intorno. Certamente, perché il lavoro di costruzione non è ancora cominciato. Uspa, uspa. Ecco il signor Toro e i suoi amici. Il signor Toro è venuto a costruire la nuova casa. Non puoi costruirla da solo, papino. Io ho fatto la parte complicata del lavoro. Il signor Toro dovrà solo seguire le mie istruzioni. Buongiorno, signor Pig. Che cosa costruiamo oggi? Un parcheggio? Una piscina? O una rampa di lancio? No, una casa. Potete costruirla uguale a questa, per favore? Però più grande. Il signor Pig vuole una casa. Come vuole che la costruiamo? Di paglia? Di legno? Oppure di mattoni, signor Pig? Di mattoni, per favore. È un'ottima scelta. E non dimenticatevi l'altalena. Non ti preoccupare, Peppa, sarà fatto. Vi posso aiutare? Anche George vuole aiutare. Va benissimo, George. Ti dispiacerebbe mettere un mucchietto di malta in questo punto? Sai che cosa sembra? Fango un po' molliccio. La malta è un tipo di fango molto molto speciale che serve a tenere insieme i mattoni. Peppa, ti piacerebbe posare il primo mattone? Sì, grazie tante. Ottimo lavoro! Io faccio il resto. I mattoni vanno messi orizzontali e livellati, visto? Strato dopo strato. Così lentamente? Ci vorranno secoli! Esagerata! Riuscirete a finirla entro stamattina? Oh, no! Non si può costruire una casa in una mattinata. La porteremo a termine entro domani. Bene, allora domani, signor Toro. Ciao, ciao! Ciao! George ha messo per terra un po' di quel fango appiccicoso e io ci ho appoggiato su un mattone. È stata una giornata molto emozionante. E ora chiudete gli occhietti e sogni d'oro. È mattino. Peppa e George sono impazienti di vedere la nuova casa. È finita! È quasi finita. Adesso però deve essere collaudata. Il signor Coniglio è un ispettore edile. Molto bene, direi. Un momento, signori, non è ancora finita. Cosa? Avete dimenticato l'altalena? No, niente affatto, eccola. Grazie mille, signor Toro. I nostri nuovi vicini potranno finalmente trasferirsi adesso. Nuovi vicini? Sì, Peppa, abbiamo dei nuovi vicini di casa. Il signor Lupo e la sua famiglia vanno a vivere nella nuova casa. Oh, guarda, dei piccolini come te. Ciao, ciao, io sono Wendy Lupo. E io sono Peppa Pig. Grazie per aver costruito la casa, signor Pig. Di che materiale è fatta? Di legno? Di paglia, forse? No, è fatta di mattoni. Controlliamo se è forte e resistente. Prenderò fiato, soffierò e vedremo. È molto solida. E la sua casetta, di quale materiale è fatta, signor Pig? Di mattoni, quindi non si faccia venire strane idee. Oh, un'altalena! Sì, l'altalena è stata una mia idea. Un'ottima idea. Sali, Peppa, avanti. Mi potresti dare una spinta? No, ma soffierò a pieni polmoni. Pronta? E questo è Papino. Peppa Pig.
una bella giornata di sole. Pedro ha una nuova tenda giocattolo. Ecco Peppa, George, Danny Cane, Susie Pecora e Wendy Lupo. Ehi là, ciao Pedro Pony! Ehi là, amici miei! Benvenuti al mio accampamento dei cowboy! Yuhuu! Ma quella è una tenda? Sì, una tenda d'accampamento, dove i cowboy vanno a riposare quando è notte. Così hai deciso di dormire qui tutte le notti? No, penso che col buio avrei un po' paura. Ma possiamo fingere che il sole sia già tramontato. Ma il sole splende ancora in cielo. Basta fare finta che il sole sia la luna. Va bene! Pedro Pony, possiamo fare anche noi i cowboy? Certamente, sarete i miei compagni di avventura! Allora, il mio piccolo cowboy ha fame? Sì, una fame da coyote. Noi cowboy di solito diciamo così. Secondo me tutti voi siete molto affamati. Non mi sbaglio, vero? Sì, tante grazie, mamma Pony! Ma i cowboy si accampano sempre vicino alla cucina della loro mamma per mangiare? No! Adesso dovete fare finta che qui intorno non ci siano case. Questo è il selvaggio West, amici miei! Come hai detto, scusa? Il selvaggio West è il territorio dove vivono tutti i cowboy del mondo! E che cosa fanno i cowboy? Raccontano tante storie, cantano tante canzoni e mangiano tanti fagioli! Pane tostato e fagioli per tutta la banda! Evviva! Ai cowboy piacciono pane tostato e fagioli! A tutti piacciono pane tostato e fagioli! Chi vuole cantare una canzone da cowboy? Tu conosci una vera canzone da cowboy, Pedro? Non proprio, me la sono inventata e la melodia è più o meno così. Sono un cowboy che mangia fagioli, bada bim, bada bam, bada bu. Fagioli bolliti, fagioli al ragù, ne mangio una pentola, mangia neanche tu. Fagioli bolliti, fagioli al ragù, ne mangio una pentola, mangia neanche tu. Entriamo in tenda e raccontiamoci delle storie. Amici, comincio io a raccontare. Una storia che faccia paura. Era una notte freddissima e tempestosa nel favoloso e selvaggio West. E gli animali selvatici erano a caccia, affamati in cerca di cibo. Cercavano da mangiare nel pieno della notte? Sì, certi animali mangiano proprio di notte. Gli animali selvatici. E il coraggioso cowboy Pedro era solo soletto nella sua tenda. Ma non riusciva a prendere sonno perché dall'esterno arrivavano dei rumori. Erano gli animali selvatici, non è vero? Avete sentito? Un animale selvatico, aiuto! È un passerotto incuriosito dalla tenda di Pedro. Mentre eravamo in tenda, pensavo che fosse un'aquila, perché ci sono tante aquile nel selvaggio West. Va tutto bene, cowboy? Sì, mammina cara. È quasi ora di rientrare. Veramente non abbiamo ancora fatto finta di andare a dormire. Rientriamo tutti nella tenda. Buonanotte, amici cowboy. Buonanotte, cowboy Pedro Pony. Sono molto contenta che fuori dalla tenda non ci siano animali selvatici. Animali selvatici! Questo è un lupo! Certo, è il mio papino. Il signor lupo è venuto a prendere Wendy. Tutti i genitori sono venuti a prendere i loro figli. Arrivederci, cowboy Pedro Pony! Arrivederci a tutti, cowboy! Non rientri in casa, Pedro. Vorrei far finta di dormire in tenda ancora un po', posso? Va bene. Mammina, ho cambiato idea, rientro. Certo, mio piccolo cowboy coraggioso. Anche ai piccoli cowboy coraggiosi piace dormire in casa certe volte. Buonanotte, Pedro. Buonanotte, mamma. I love you, Peppa Pig.